Allora, eccoci qua. Partiamo, siamo in coda dietro un'ape e due moto, quindi non abbiamo fretta. Adesso raggiungiamo un carissimo amico d'infanzia che ci raggiunge da Udine e andiamo a fare questa gita. Ci troviamo a Paluzza, arriviamo in macchina alla Malga Pramosio, che è più o meno all'altitudine di 1500 metri. Dopodiché proseguiamo a piedi e raggiungiamo il laghetto di Avostanis. Abbiamo incrociato Gabriele. Abbiamo preso un caffettino al bar. Bisognerà fare un capitolo a parte per i bar di questi luoghi che sono fantastici, con le facce da bar. E adesso partiamo e andiamo a lasciare la macchina alla prima tappa. Eccola qua, foresta di Pramosio. Lasciamo la macchina, ci compattiamo in una macchina sola e partiamo. Arrivati in Malga. Il tempo è meraviglioso e iniziamo la salita al lago di Avostanis. Posto meraviglioso. Qui la strada è bellissima, comodissima e noi proseguiamo in questo spettacolo. Anche le persone anziane non hanno occhiatone. Minuti per il passo Pramosio e noi facciamo un passo al passo. Questo era brutto. Allora, siamo a 1920, abbiamo fatto il dislivello senza difficoltà perché la strada è veramente comoda e adesso andiamo in cerca del laghetto perché siamo venuti un po' all'avventura e non abbiamo controllato il numero di sentiero. Sta facendo il vago, ma in realtà stava facendo una foto. Pronto? Tavolo per tre. E lì abbiamo un Gabriele di spalle che fa il vago anche lui. Confermo la teoria della signorina Barbacetto. Abitare sulle alture di Genova tempra. Questo è il sentiero giusto, abbiamo incontrato una eroica mamma con bimbo di neanche un anno sulle spalle che ci ha indirizzato bene verso il laghetto di Avostanis. Ultimo tratto che tira un po' di più, ma ne vale assolutamente la pena. Questo è uno dei laghi più ricchi dal punto di vista naturalistico di specie autoctone. Si vedono pesci, rane, girini, saltellare. Ma noi non Guardiamo, dobbiamo tornare un po' da dei cercando di non castelli, far tanto abbiamo fatto cascare la canna. Guardate la quantità di girini in questa pozza. Alcuni hanno già le zampette, altri sono nello stadio precedente. Scusate, è il momento gheo in gheo. I nostri due uomini che si preparano per sbracarsi sul prato.
Che dire, si è rivelata una passeggiata fantastica, neanche faticosa. Devo dire che solo l'ultimo tratto tira un po', ma ne vale veramente, veramente la pena. Ci abbiamo messo anche poco, tanto che credo che riusciremo a scendere per un'ora accettabile per mangiarci qualcosa in malga. È veramente un incanto. Allora, dopo questa pausa ristoratrice, ripartiamo. Purtroppo non ci siamo portati da mangiare. Vi consiglio, se venite a fare questa passeggiata, di portarvi dei panini. Noi siamo partiti un po' tardi, sarebbe veramente da stare qua fino alle 4 del pomeriggio. Invece adesso la fame si fa sentire, quindi ripartiamo e scendiamo giù. Difficile la scelta qua. A malincuore ce ne andiamo. È stata una giornata fantastica, grazie a Gabriele che ha guidato e ci ha portati qua. Terminata questa gita, devo dire che è stato anche meglio di come me l'aspettassi, il tempo ha tenuto alla grande. E adesso direi che è tutto, e dal giorno 5 di vlog dalla Carnia vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Ciao!